È buonissimo. Devo dire, wow, entrambe. E eccoci qua, ragazzi, in un nuovissimo video di Cucina Spicciola. Oggi andremo a fare delle crepe dolci. E proverò pure per la prima volta la crema pan di stelle. Quindi faremo delle crepe appunto alla crema pan di stelle. Per vedere se con la Nutella sono meglio o sono peggio. Infatti abbiamo pure la Nutella. E le proveremo tutte e due. Dopo vi dirò se è meglio la crema pan di stelle o è meglio la Nutella. Ovviamente secondo me, non è una cosa tipo universale. Secondo me dopo vi dico qual è migliore. In ogni caso partiamo subito con la ricetta. Ma vi ricordo che domani alle 15 uscirà il video delle crepe dolci, quelle ancora più buone, diciamo, cioè quelle fatte con più passione che mio fratello apprezza sempre. Quindi ci vediamo domani con Puoi Mangiarlo. Ma adesso partiamo subito con gli ingredienti che questa volta ci andiamo ancora più professionalizzando. Adesso apparirà una bellissima scheda qua. Come? E i pizzini? Niente, finiti i pizzini, ormai ancora più professionali. Quindi spunterà adesso una scheda qua accanto a me dove vi spunteranno tutti gli ingredienti che ora vi farò pure vedere. Quindi adesso spunta 8 uova, 500 grammi o mezzo chilo di farina bianca 00, visto che ogni volta mi dite ma è farina 00, è farina... io uso sempre farina 00, quindi non vi preoccupate. 1 litro di latte, 90 grammi di burro fuso, quello che vi spunta qua è, sono appunto gli ingredienti per fare diciamo la crepe, dopo per fare diciamo il ripieno, per mettere appunto i condimenti dentro andremo a usare la crema pan di stelle e la Nutella. Ma adesso partiamo subito con la preparazione delle crepe. Quindi procediamo prendendo la farina e la possiamo andare a mettere subito tutta qua dentro, ci andiamo a formare una bella fontanina qui al centro. Che è un vulcano al contrario, è una fontana. Ma è a forma di vulcano. Ma che vulcano? Questo ti sembra un vulcano, ma non sembra un vulcano. Ti sembra una fontana? Non lo so, nemmeno sinceramente. È un buco messo dentro la farina, fine. Quindi apriamo il primo uovo. Entro oggi. Le fanno ormai delle uova indistruttibili. Ok. Ma sono le galline che le fanno. Le fanno indistruttibili le galline. Mica ho detto le fanno gli umani io, quindi. E quando? Secondo uovo. Abbiamo messo tutte le uova, adesso andiamo a mettere l'albume, sì, l'albume, andiamo a mettere il burro. Ma sei proprio fuso. Come il burro! Oh mio Dio. Sono ancora sotto shock dopo questa battuta. Ci prepariamo col latte e iniziamo sbattendo un po' le uova. Le facciamo unire piano piano alla farina. Piano piano. Piano piano piano. E ci andiamo a mettere un pochettino di latte già da subito. Andiamo versando l'altro latte. Vai, andiamo a mettere un po' tutto il latte, sempre mescolando. Come vedete abbiamo finito diciamo di impastare il tutto. Adesso impastare. Sempre impastare. Ma hai mescolato, impastare ci metti le mani. È sempre impastare, anche se non ci metti le mani, basta che fai le cose con la farina ed impastare, è un impasto. Comunque in ogni caso abbiamo tolto diciamo tutte cose, è venuta una cosa bella liscia. Come vedete non è molto diciamo denso, per questo adesso lo andremo a fare riposare per minimo mezz'ora. Io forse lo faccio riposare anche un'orette, perché col tempo si addensa di più e viene appunto l'impasto delle crepe, per ora è piuttosto liquido. Quindi ci vediamo tra 2 secondi, ma per me saranno un'orette. A dopo. Andiamo a mettere come al solito il burro nella nostra padella. Ah, comunque l'impasto è riposato per un'orette, come vedete è al solito bello denso. Ci andiamo a mettere un po' di impasto. Ok. E lo stendiamo al solito sempre così. Ora vi faccio vedere giusto due appunto come appunto si solidifica e viene una bella crepe. E poi le farò tutte, vi faccio vedere giusto come le faccio la versione dolce. Le fastiamo. Le facciamo. Le fastiamo, cioè le fast, cioè le velocizziamo. Le fastiamo. No? Andiamola a controllare, è buonissima e la giriamo. Non la giri più come fai tu? La prima evito sempre, poi nelle prossime possiamo andare Sta gonfiando! a provare. Mettiamo la padella un po' più centrale perché come vedete mi è venuta tipo mezza un colore e mezza un'altra. Quindi aggiustiamo un po' questo. Chi dice mezza cruda e mezza cotta? Mezza di un colore e mezza di un altro colore perché Mezza cruda e mezza cotta!
cotta. Non è cruda, è sempre cotta, solo che è un altro colore. Ti sembra crudo questo? È cotto. Cotto. E stai facendo? Sto giocando. Così viene una cottura uniforme. Sempre con l'uniforme? Sì, quella del carabiniere. Vediamo com'è dall'altro lato. Hai detto che la prima non lo facevi? Vabbè, lo facciamo pure. È venuta bellissima. Perfetta. Andiamo a togliere dal fuoco che è cotta. Mettiamo il burro per fare la prossima. E vai. Gira. Ok, questa dovrebbe essere perfetta. Andiamola a girare, questa volta coraggiosi. Dai, proviamo. Ok. Perfetto. Vedete, cottura perfetta. Incredibile, wow. Togliamo anche questa dal fuoco. Come vedete sotto è pure bella cotta. Comunque ragazzi, le facciamo tutte e ci vediamo dopo. Ragazzi, come vedete abbiamo fatto tutte le crepe. Ne sono venute circa 25. E la gliene fai vedere le mie. Ora gli facciamo vedere le sue opere d'arte. Sono un artista io. Quali devo fare vedere? Tutte pure queste. Allora, ho fatto due cuori. Questo è il primo cuore, sì, che ha fatto. È stata la prova, diciamo. Vedete, proprio si vede il cuore. Vedete, vero ragazzi? Sembra un po' l'Australia, onestamente. Però vabbè. E poi il secondo cuore, qua già si è impegnato ragazzi. Sì, ho preso proprio il colino a misura. Ma non è un colino, che colino? Vabbè, quello intendo. Tu sì, mi hai capito. Quindi intendi il setaccio? No. Ai ai ai. Comunque ragazzi, questo è il cuore che ha fatto. È bellissimo. Sicuramente. Io lo faccio per lui e lui mi critica. Per farlo ci ha messo 7 anni. E poi questa, ditemi voi se capite che cosa è, perché è palesemente una casetta. Ditecelo qui sotto nei commenti. Questa è una casetta. Questa è una casetta, ragazzi. Se vi sembra una casetta, mettete hashtag casetta. Quindi ragazzi, adesso procediamo, diciamo, col condire le crepe. Quelle vere. Esatto. Qui c'era la Nutella, io già mi sono portato avanti mettendola qua e l'ho leggermente riscaldata per averla un pochettino più cremosa, visto che è inverno e se no era un po' troppo dura. Quindi adesso prendiamo questa Nutella che, come vedete, è bella cremosa così, e la andiamo a mettere nelle crepe, in una crepe, perché l'altra la faremo col pan di stelle che ora vi faccio vedere, cioè con la crema pan di stelle. Quindi condiamo la crepe. Ovviamente si condisce, diciamo, solo un angolino, perché poi va chiusa in quattro, quindi sarà condito solo un angolo, e la chiudiamo in questo modo. Così ci mettiamo un altro pochettino di Nutella pure in questo strato, non troppo perché tanto già c'era abbondante in quello strato, giusto uno stratino, stratetto, stratuccio, e chiudiamo pure questo strato. Magari senza litigarci col coltello. Questa già è la crepe finita. Ora questa qua la metteremo in un piatto, ci spolveriamo un po' di zucchero a velo ed è già la crepe finita. Ma facciamo prima pure quella con la crema pan di stelle, che ancora non sappiamo com'è. Esatto, guardate, è ancora sigillata. Se non ci credete, c'è il sigillo garanzia, non so perché. Comunque apriamo. Oh, l'odore? Nutella, uguale, preciso l'odore. Come? L'odore è uguale a quello della Nutella. Faccio odorare pure a lei. Oddio, vero? Odore preciso, identica alla Nutella. Questa qua la assaggerò prima per capire appunto che sapore ha. E quindi adesso andiamo ad assaggiarla, vediamo com'è di sapore. Magari è diversa dalla Nutella, no? È diversa? È buonissima, senza dubbio. Ma a me sembra identica alla Nutella. L'unica cosa che cambia, che a me piace da morire, è che si sente in bocca tipo croccante, non so come spiegarvelo. Si sente una granella, comunque, che mi piace da morire. Penso che sia appunto le stelline del biscotto, triturate saranno, e si sentono, e ci stanno per me da Dio. Quindi Nutella o pan di stelle? Siccome ha lo stesso sapore della Nutella, direi pan di stelle, solo perché in più c'è questa consistenza che a me piace da morire. Comunque ragazzi, io assolutamente ve la consiglio. Ma diciamo che alla fine è come la Nutella. L'unica cosa che cambia, come ho detto prima, è appunto questa granella che si sente in bocca. Che ripeto, se proprio devo comprare Nutella e questa, preferirei comprare questa. Però forse la Nutella costa leggermente meno, ma proprio di poco, non è una cosa così eccessiva. Però sinceramente, ripeto, è buonissima. Quindi ve la consiglio, se la volete provare, è assolutamente buonissima. Comunque prendiamo un po' di crema pan di stelle e condiamo l'altra crepe, che come prima condiamo solo un lato. Adesso la chiudiamo.
Ok, la mettiamo pure da questo lato. Comunque, come vedete, non so se nella telecamera si vede, ma non credo proprio. Comunque ci sono proprio granelline piccolissime, ma sono una cosa minuscola, quindi non credo riuscite a vederle. Sì, e soprattutto mentre lo spalmi lo senti, vero? Sì, sì, si sente tipo... Come? Però non credo che lo vedete nella telecamera. Comunque ragazzi, anche questa crepe è fatta, andiamola a chiudere. Perfetta. Vediamo ora appunto se mio fratello distinguerà la crema pandistella e la Nutella, ma non credo assolutamente, perché non lo sa nemmeno che le sto facendo in due modi diversi. Comunque qui abbiamo la pandistella e qui abbiamo la Nutella. Quindi adesso le metterò in due piatti distinti e separati e le farò assaggiare insieme e vediamo se nota differenze. Cioè, ti stai mangiando il mio cuoricino? Non è come sembra, non l'ho spezzato. Mi hai spezzato il cuore. Me lo sto pure mangiando. Comunque ragazzi, sto facendo l'assaggio. Con quale crema? Pandistelle. Buono. È il mio cuore che lo rende buono. Senza dubbio. Guardate ragazzi, l'ho ultimato. Io ho fatto le due finestrelle e la porta. C'è pure la maniglia. Io ero più impegnata a mangiarmi la crepe, ragazzi. È buonissima. E com'è la casetta? A me sembra più una faccina, sinceramente. Però se a te sembra una casa, ok. È una casetta con le finestre. Ragazzi, mangiatevi le crepe che fate prima. Vi fate le crepe e ve le mangiate senza fare le casette, perché se fate le casette poi va a finire che se ne mangiano tutti gli altri e voi rimanete a digiuno. Quindi è quello che sta succedendo a lei, infatti. Esprimete la vostra vena artistica invece. Però rimanete digiuni. Andiamo a mettere lo zucchero a velo, se scende. Mettiamo lo zucchero a velo, mettiamo lo zucchero a velo. Ma non scende! Vai! Questa è quella della Nutella. Esatto. Quindi una volta che abbiamo fatto questo, quella alla Nutella ci farò la decorazione. Tipo, cioè ci provo, se ci riusciamo. Non ci riusciamo a quanto pare, non è abbastanza filante. Riproviamo. Ok ragazzi, non sta avvenendo niente. Comunque... buona. Comunque le possiamo distinguere perché questa è Nutella, esteticamente è venuta proprio bellissima, e questa è pandistelle. Quindi andiamo a vedere quale preferisce. Potevo fare una stellina. Mia, basta. Per il pandistelle gli potevo fare la stellina. Siamo qua a fargliela assaggiare. Buonasera. Buonasera. Stavolta proprio due piatti. E perché due? Sono tutte e due buone. Cambia qualcosa fra le due. Vabbè, questa qua è la Nutella. Sì. Questa è la Nutella sicuro. Via. È buonissimo. Se gli vuoi trovare un difetto, la Nutella andrebbe riscaldata, quantomeno leggermente, perché così minchia veramente. Era riscaldata, ma troppo tempo è passato, diciamo, tra servirla e robe varie. Per il video, diciamo. Oggettivamente è fenomenale. Vabbè, dai, assaggia l'altra. Senti sapori diversi? Non lo capisco. È buona. Ma cambia qualcosa rispetto alla prima? Sai che non l'ho capito? Non lo capisco. Senti qualcosa in bocca di diverso, zero totale? Ma ti sembra Nutella? Non è Nutella, è più... Ha tipo consistenza croccante? Sì! Esatto. Però il sapore è Nutella? Sì. È la crema pandistelle. Cambia in poche parole quella. È il sapore di Nutella con in più la consistenza, diciamo, del croccante. Che sono appunto i biscottini, cioè le stelline che ha di sopra il pandistella. No, l'ho sentita sta crema pandistelle, non l'avevo mai provata. La prima volta la mangio. Però comunque, è croccante, è buonissima. Di sapore comunque uguale alla Nutella. Però in più ha questa particolarità che è molto più buona. Cioè ce la rende più buona secondo me. La consistenza. La pandistella ha rubato la ricetta alla Nutella. Vergogna. È buono. Devo dire wow entrambe. È che a casa nostra ci sono meno 72 gradi. Quindi mentre mio fratello me le portava in camera, da calde sono diventate congelate. Sì, è quello il problema. Perché se ve le portavo già un pochettino più calde sono ancora più buone. Ma anche fredde sinceramente sono peggiore. Questo ovviamente fatele. E taggatemi su Instagram che non mi taggate. Comunque vi consiglio di farle pure io, perché sono venute spettacolari. Noi ci rivedremo ad un prossimo video. E ciao.